Ciao a tutti amici retro, benvenuti nella parte numero 7 di The Legend of Zelda Link's Awakening DX. Come vedete dal titolo, adesso ci occuperemo delle Golden Leaf, praticamente sono delle foglie dorate che sono presenti in un castello qua vicino. E reperirle, ragazzi, è una cosa molto importante al fine di accedere al terzo dungeon. Infatti, adesso prima dirigiamoci appunto al castello interessato che si trova esattamente qua vicino. Qua c'è una grotta da far saltare, facciamola saltare subito così non ci pensiamo. Ecco qua. Perfetto, riprendiamo ciò che avevamo prima. Adesso entrarci chiaramente non è il caso perché ci serve una bacchetta per sciogliere quelle lastre di ghiaccio magico, quindi adesso non possiamo fare proprio nulla. Anche qua è presente una cosa molto importante che ci occuperemo più tardi. Almeno facciamo saltare in aria il tutto, così abbiamo già via libera per dopo. Anche quell'alveare qua, ragazzi, sarà di importanza rilevante successivamente, dopo che affronteremo il terzo dungeon, perché qua dovremo incontreremo Taryn, che con l'ausilio di un piccolo ramoscello che troveremo poi, dopo che le scimmie avranno costruito il ponte, ci permetterà appunto di ottenere il miele. E verrà inseguito, poveretto, dalle api, quindi comunque una cosa che ce ne occuperemo successivamente. Adesso noi dobbiamo andare qua vicino al castello, che si trova esattamente a pochi passi, qua a nord. Molto bene, eccolo qua il castello che adesso è chiuso, dovremo poi aprirlo. Adesso c'è il nostro amico Topo che vuole fare una foto. E adesso sarà, diciamo, di importanza rilevante questa foto. Perché così noi incontreremo Richard. Questo Richard qua è il castellano di questo maniero qui. Soltanto che improvvisamente i suoi sudditi, diciamo le sue guardie, sono impazzite ed è costretto a ritirarsi nella sua villa personale. E poi ci assumerà, diciamo, al fine di recuperare le Golden Leaf. Dandoci le sue Golden Leaf, che sono delle foglie d'oro, noi possiamo poi scoprire dove è seppellita la chiave per il terzo dungeon. Comunque adesso dovremo entrare prima nel castello, così almeno risparmiamo anche tempo. Diamo la banana, il casco di banana e la scimmietta, Kiki. E adesso costruiranno un ponticello che ci permetterà quindi di accedere al castello. Nulla di più complesso, insomma. Molto bene. Andiamo avanti e recuperiamo questo piccolo ramoscello. Molto bene. Adesso andiamo dentro, incomincia una bella battaglia, amici. Perché qua dobbiamo sconfiggere determinati nemici al fine di recuperare queste Golden Leaf. Le sto continuando a nominare, ragazzi, ma adesso le vedremo. Non possiamo ancora andare in acqua, perciò entriamo in questo piccolo passaggio segreto. Qua troviamo dei Goomba. Attenzione qua. Ecco qua, ho sbagliato a saltare. Mi sono fatto male con le punte. Molto bene. Distrutto, vabbè, non aveva la Golden Leaf, però questo ce l'ha. Ah, mi ha tirato una legnata con le bombe. Morto. Ecco la prima Golden Leaf che dobbiamo ottenere. Foglia d'oro, come voi volete ben definirla. Molto bene. Obiettivo è quello di entrare nel maniero, ragazzi, ma prima di entrare al suo interno dobbiamo recuperare le altre Golden Leaf che sono presenti esternamente. Mi ha anche preso, vabbè. Questa Golden Leaf qua ce l'ha questo corvo, se però non si sposta, come facciamo? Forse l'unico modo è spostare il masso qua. Nialura. Boh, presa. Ma vabbè, cuoricino. C'è anche un'entrata segreta, però vabbè, questa qua è quella che da noi proveniamo. Adesso possiamo entrare per recuperare le altre che sono rimaste. Molto bene. Non è nulla di difficile, ragazzi, è una cosa abbastanza semplice e basilare, però. Eccola qua un'altra.
Benissimo. Boh, premendo questo pulsante qua, ragazzi, possiamo uscire dal castello senza dover fare il giro segreto del passaggio segreto, quindi il cancello è aperto. Ok, adesso equipaggiamo Link con le bombe per far saltare quel pezzo di muraglia con al suo interno uno dei soldati. Uccidendo questo soldato possiamo ottenere... Oh, muori? Ok. Un'altra foglia d'oro. Ok, ragazzi, lì dentro c'è un'altra bestia, che quella possiede la Golden Leaf finale. Ok, qua non c'è nulla di difficile, ragazzi. Basta prendere un vaso e lanciarlo contro la porta ed essa si aprirà. Non è esageratamente difficile, ragazzi. Boh, ancora diversi colpi e ce la facciamo. Boh, andato. E con questo abbiamo la Golden Leaf finale. La foglia d'oro finale. Adesso andiamo da Richard per avere la chiave, perché lui sa dove si nasconde. Se vogliamo prendere un cuore, basta aprire questo vaso, track, e usciamo. Adesso ci tocca fare il giro inverso, però questa volta possiamo evitare il passaggio segreto e possiamo uscire direttamente da il portone principale. Così almeno risparmiamo anche un po' di tempo. Ignoriamo anche qua i nemici perché non ha senso perdere tempo ulteriormente. E dirigiamoci verso l'esterno. Senza problemi, eh. Vabbè, purtroppo determinati nemici non si possono sempre evitare, purtroppo. Allora, attenzione. Per arrivare a scoprire dove si trova la chiave per il terzo dungeon, dovremo entrare in quella specie di giardino labirintico. Però prima parliamo con lui. Vedete, i suoi servi sono impazziti, è stato obbligato a rifugiarsi nella sua villa personale, Oreggia. Vuole la chiave per le praterie, Ukuku? Potrei aiutarti, facciamo un accordo, ok? Voglio che trovi le foglie d'oro che ho lasciato nel castello, fuggendo. Bene, sono impressionato. Noto che ci sono 5 foglie, ok, da recuperare, benissimo. Ah, très bien. Hai trovato tutte le foglie. Ok, aprirà questo piccolo passaggio e noi dobbiamo entrarci al suo interno. Molto bene. Attenzione perché qua c'è qualche piccolo nemico che noi possiamo anche uccidere. Spingiamo il masso e saltiamo dall'altro lato. No, la chiave non è qui, ragazzi. Qua, saltando, troveremo... Ops, una conchiglia. Boh, andiamo. Ok, ragazzi. Una cosa veloce, anche perché qua forse possiamo ottenere delle rupie. Prendendo il bracciale del potere possiamo poi alzare il teschio addosso a questo simpatico essere. Ok. Che una volta ucciso potrebbe lasciarci esatto. Oh, vabbè, adesso non ci serve più il pezzo del potere, però non importa. Cuore. Benissimo, allora qua ragazzi dobbiamo fare molta attenzione perché se vedrete con i cespugli qua purtroppo esistono dei buchi, dei profondi e c'è il rischio anche di cadere, infatti qua purtroppo crollerò e non sarà semplice perché qua sbaglia anche strada purtroppo. Purtroppo tocca anche tornare indietro e non è affatto semplice, avete visto? Ah, crollato. Dopo un po' purtroppo ricevi la fregatura, ragazzi. È stato proprio un sistema labirintico, amici. Ok, proprio un sistema balordo questo. Però basta seguire un attimino la strada a sud, se la memoria non mi inganna.
No, 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 allora, oh la Madonna. Per forza qua dobbiamo andare giù ancora. Oh la Madonna. Oh la Madonna. Ok, questa è l'unica. Fortuna ogni tanto troviamo qualche cuore. Ok, per il momento dovrebbe essere giusta la strada. Ok, no, balordo. Perlomeno mi ha fatto tornare indietro. È l'unica, eh sì. Equipaggiamoci della nostra pala e troviamo la chiave che si trova nascosta qua dentro. Crack. Era insieme a una rupia anche. E preso la chiave slime. Serve alle praterie UQQ. Adesso l'obiettivo è quello anche di tornare indietro, miracolosamente indenni da una situazione tale. Allora, a maggior ragione, ecco, ripetiamo la strada a ritroso. Tac, tac e tac. Oddio! La grotta era qui, esatto. No, 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 no. Ok. Torniamo indietro e cerchiamo di arrivare quasi miracolosamente indenni al dungeon, che è meglio. Ok. Il nostro simpatico Richard. Allora, se non ricordo male, dovevamo fare un giro del genere. Perché sinceramente a Link's Awakening non ci giocavo da anni e anni, perché io lo dirò anche, quando ero a scuola, determinate ore di scuola che effettivamente non mi piacevano, stiamo parlando delle elementari, allora giocavo a Link's Awakening di nascosto sotto il banco, e quindi era veramente uno spettacolo. E quindi qua potevo allenarmi e straallenarmi di brutto. Lì, se non sbaglio, scavando dovrebbe esserci anche una conchiglia, però ce ne occuperemo più tardi. Molto bene. Adesso rifacciamo il giro. In teoria avrei potuto fare anche un giro opposto. Vabbè, non è la fine del mondo, amici. Solo perso un pochettino di tempo. Comunque, ragazzi, questa parte si sta concludendo. La parte numero 7 dei Golden Leaf l'abbiamo completata. Dirigiamoci davanti al dungeon che a noi interessa e la parte si concluderà. Vi ringrazio per aver visto questa parte. Spero che vi possa essere stata utile. E ci sentiamo alla parte numero 8, che è il dungeon numero 3. Ciao a tutti e grazie per aver visto il video.